prende in carico. Sebastiano Di Mauro, 92 anni, fanese di adozione, abita Cucurano, in via della Stazione, tristemente nota per avere da decenni una situazione irrisolta e ancora in stallo. Un cantiere edile che taglia a metà una strada, abbandonato alle erbacce e all'incuria, pieno di pericoli ed insidie, cosa della quale più volte si è occupata anche la nostra redazione e che deturpa il paesaggio urbano. Ora l'arzillo novantenne ha nuovamente richiamato la nostra attenzione per una nuova emergenza. Cos'è successo? È successo che con questo benedetto vento, come al solito, sono partiti, è partita la recinzione. Nuovamente, fortunatamente non è caduta, come avete visto, sulle macchine, ma è rimasta solo sul marciapiede. Voi avete avvisato chi di dovere di questa recinzione? Ho avvisato ai vigili urbani, gli ho telefonato, speriamo che provvedano. Siete preoccupati anche per la sicurezza? Sì, siamo preoccupati perché qui vengono le famiglie, perché abbiamo gli studi medici, come vedete mettono le macchine qui, attraversano, quindi è un pericolo costante, non si capisce, sono circa 11 anni che si protrae sta roba, tant'è vero che alle mie spalle l'attuale amministrazione aveva promesso che avrebbe sistemato la cosa. È un pezzetto di strada di 40 metri che unirebbe questi due lembi di strada. È più bella, larga, cioè tutti i marciapiedi già fatti, tutto fa. Hai capito? Basterebbe finirla. Io non voglio di niente, l'amministrazione sta spendendo per il centro di Fano, è giusto, però santo Dio, che pensi anche a un po' in periferia, no? Se ritroviamo proprio lì davanti a...